Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi ci ritroviamo sempre su Final Fantasy VII Ever Crisis per discutere e ovviamente completare insieme il dungeon very hard per quanto riguarda l'Abandoned Factory. Un dungeon che effettivamente parlando è un po' particolare, in quanto sfrutta le debolezze del, diciamo, dell'elemento fuoco, anche se effettivamente noi all'interno del gioco non abbiamo un personaggio propriamente forte per quanto riguarda l'elemento di per sé. Questo mi fa presupporre il fatto che Yuffie, ormai veramente alle porte, possa essere quel personaggio fuoco Arcanum che tanto desideravo e che tanto ho speculato in questo periodo di tempo, e spero che fondamentalmente sia così. Però io mi sono portato avanti e ovviamente ho completato subito il dungeon, anche per darvi la possibilità a voi stessi di recuperare qualche risorsa, di avere un setup performante e riuscire in un modo o nell'altro a cavarvela. Per quanto riguarda i dettagli ovviamente del dungeon, come potete leggere, le nostre abilità trans iniziali sono la potenza fuoco già aumentata di base del 20%, perché come vi stavo dicendo prima, questo è un dungeon che comunque sia privilegia in un modo o nell'altro, predilige, mettiamola così, il fuoco, quindi l'elemento del fuoco. Per quanto riguarda i nemici, infatti, come potete notare, abbiamo tutti i nemici presenti del gioco, o comunque presenti di questo dungeon, deboli al fuoco e ovviamente al sigillo incrociato, al sigillo X. Per quanto riguarda il sigillo X, io ovviamente ho portato Sephiroth con la Wing Edge, che sembra quasi un'eresia, il fatto di avere praticamente un personaggio ghiaccio in un dungeon completamente fuoco, ma per come è buildato e per quanto è alta la sua potenza magica, anche sfruttando, diciamo, le materie come Fyra, è possibile comunque fare una buona quantità di danni. Ovviamente tutti i nemici che abbiamo già incontrato all'interno del gioco, più o meno semplici in base anche all'ordine con il quale si affrontano, forse quelli più fastidiosi sono i Levricon, che diciamo affrontati per ultimi possono in un qualche modo dare qualche difficoltà, in quanto sono molto molto veloci per quanto riguarda i loro attacchi e possono dare fastidio. Niente che una bella summon di Ifrit possa in un qualche modo comunque alleggerire, però bisogna fare un po' di attenzione. Ovviamente lo score da raggiungere è 720.000, io ho fatto 818 utilizzando anche qualche oggetto, come vedrete ovviamente dalla run. E poi ovviamente per quanto riguarda la mappa, abbiamo una mappa classica dove noi cominceremo da questo lato, percorreremo questa strada, all'interno di questo forziere saranno presenti le tende, entreremo per affrontare i dungeon, per affrontare il dungeon e i boss con ovviamente l'ordine che ci interessa. I Levricon saranno davanti la porta, quindi saranno abbastanza tosti da raggiungere. Poi abbiamo il drago con il Sahajin e la bomba di ghiaccio poco prima, e poi questi due invece che avete la possibilità di scegliere bene o male come affrontarli, perché potreste fare questo giro partendo da qui, scendendo, salendo, spostando la cassa e affrontando il boss, ma qui sarà presente un oggetto da raccogliere, quindi non è possibile chiudersi la strada ed evitare di prendere l'oggetto almeno a prima run. Magari una seconda run dopo aver raccolto gli oggetti è possibile, loro ovviamente l'hanno fatta apposta per farvi affrontare i Levricron alla fine come ultimi avversari, quindi ovviamente vi farò vedere anche come affrontarli. Il team che ho utilizzato è praticamente lo stesso team che ho utilizzato per la Very Hard di Bahamut, solo che ho fatto qualche piccolo accorgimento mettendo praticamente le materia con il sigillo AX.
per ovviamente riuscire a contrastare più facilmente il blocco dei sigilli. E poi con Barrett soprattutto ho messo la cura al poison, dato che il poison sia in questo dungeon che anche nell'altro, nella Sunshine Cave, sarà un elemento molto fastidioso. È anche vero che qui, se non mi ricordo male, c'è anche l'immunità al poison, ma io vi consiglio di prendere l'immunità alla fatigue e poi invece curare poison a parte, che comunque il poison è molto più fastidioso rispetto alla fatigue. E poi comunque sia Barrett con questo setup anche come healer diventa molto 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 efficace, quindi potete tranquillamente utilizzare healing poison e gestirvi la situazione. Ovviamente le summon, ho portato tutte le summon. Chi ha la possibilità ovviamente di portare Bahamut, personalmente consiglierei Bahamut al posto di Shiva, perché Shiva qui è completamente inutile con l'80% dei nemici. Io l'ho portata solo per, appunto, non avevo alternative, potevo portare la limit, ma preferisco la summon che almeno è AOE. Però chi ha già la possibilità di usare Bahamut, utilizzi Bahamut, che è molto molto comodo e anche molto forte ovviamente. E, detto ciò, non c'è altro da aggiungere per questo setup. È un setup, ripeto, identico a quello che ho utilizzato per Bahamut in Very Hard. Se lo volete vedere c'è il video apposito. Detto ciò, io vi lascio con la run commentata e ci becchiamo alla prossima. Eccoci qui con la run commentata, quindi con Barrett, questa essendo la mia blind, ovviamente ho controllato tutti gli anfratti, ho controllato tutti gli spazi. Primo combattimento scriptato del dungeon, che possiamo tranquillamente saltare, tutti i nemici ovviamente deboli al fuoco. Ottenimento di tende e summon charge, che effettivamente qui potevano essere molto comode, però come notate qui siamo di fronte al boss finale, per cui dobbiamo tornare indietro e affrontare praticamente il dungeon nella stanza adiacente. Quindi questo forziere ci serve solo ed unicamente per ottenere le cure, chiamiamole così, finali, che però invece a me servono di più in questo caso. Come potete notare, qui devo spostare la cassa verso sinistra per raccogliere gli oggetti presenti a terra. Questa è una manovra molto infame, perché vi precludono praticamente l'incontro con i pennuti alla fine, e sono molto fastidiosi i pennuti alla fine, quindi bisogna fare un po' di attenzione. Qui riaffrontiamo il coccodrillone, ancora una volta il gallo baluar, come nel vecchio dungeon, ovviamente debole a fuoco anche lui, che in questo caso, essendo comunque il primo nemico, è più semplice da gestire, è più semplice da buttare giù. Sephiroth, che nonostante tutto fa comunque dei bei danni ghiaccio. Subiamo un pochettino di danno già subito praticamente dal nostro avversario, ecco perché le tende sono molto comode qui da utilizzare, proprio per questo motivo, perché le tende, curando soltanto il 25% di danno, conviene utilizzarle quando si è praticamente su quella soglia o poco più. Infatti io adesso sono diciamo a quella soglia, quindi una tenda praticamente la vado ad utilizzare adesso e un'altra tenda invece la utilizzerò successivamente. Primo boss sconfitto, quindi il gallo baluar, che è uno dei più fastidiosi probabilmente di questo dungeon. E qui prendiamo subito la resistenza alla fatigue. Utilizziamo subito una tenda, perché ovviamente ho gli HP al di sotto, quasi, diciamo, ho quasi superato il 25%, quindi ricompatto il team e qui andiamo avanti. Secondo boss fight, che invece ovviamente va via come l'acqua, in quanto i tre soldati sono deboli al fuoco e ovviamente subiscono tanti danni da Ifrit, ma poi ho anche fatto la summon di Ramu per fare ancora più danni. In realtà qui, se avete le stesse summon e non avete Bahamut, fate Shiva piuttosto che Ramu, perché comunque gli altri avversari saranno resistenti al ghiaccio, quindi conviene sfruttare la summon ghiaccio qui piuttosto che con ovviamente i nemici resistenti al ghiaccio. Quindi qua
possibilmente, se fate Ifrit e Shiva, possibilmente shottate anche i nemici. Qui guardo un pochettino la situazione e scelgo ovviamente di far durare più a lungo i debuff, scelta che ovviamente secondo me ha un senso in quanto con Sephiroth debuffo attacco fisico e attacco magico. Spostiamo l'altra cassa e andiamo contro gli altri avversari che, come potete vedere, adesso saranno praticamente il drago ghiacciato, un Pyros sempre ghiacciato e un Sahajin. Quindi faccio la summon ovviamente di Shiva, che non mi porta nessun beneficio se non eliminare subito ovviamente il Sahajin, che poteva in un modo o nell'altro darmi un po' di fastidio. Il Pyros completamente scoppiato senza nessun problema e poi ovviamente andiamo avanti con il drago. Il drago che comunque subisce una buona quantità di danni anche dalle magie e dal Fire and Blow che possiedo praticamente con Cloud e con Sephiroth, quindi non soffro più di tanto. L'unica cosa che soffro delle volte è la deficienza artificiale del gioco, che delle volte praticamente blocca Sephiroth in un loop di debuff continui anche quando non ce n'è bisogno. Cioè, nel senso, il vostro avversario sta per crepare, non c'è bisogno di utilizzare il debuff, basta che si faccia un attacco magico per eliminarlo e invece poi il gioco decide di debuffare e quindi vi fa perdere tempo e vi fa perdere anche HP, come in questo caso praticamente, che era praticamente il boss era praticamente morto, solo che a quanto pare l'attacco l'ha dovuto fare lo stesso. Non ho voluto utilizzare la summon perché volevo appunto, cioè quella di Barret, ovvero Ifrit, non volevo utilizzare la summon perché volevo sfruttarla con il combattimento successivo. Qui guardo un pochettino la situazione, decido di incrementare del 10% attacco fisico e magico, poca roba, e qui invece affrontiamo gli avversari un po' più infami. Qui la doppia summon può andar bene, perché comunque qui i danni ghiaccio vengono subiti, non sono altissimi ma sono comunque molto buoni. Eliminiamo subito i due minion, chiamiamoli così, mentre invece il boss centrale purtroppo è quello che effettivamente, come potrete notare, è veramente fastidioso. È veramente veramente fastidioso, sigillo X che comunque nella prima fase si può tranquillamente gestire, Sephiroth che comunque continua a fare danno, Cloud che continua a fare danno, si comportano comunque tutti molto bene i personaggi. Qui invece purtroppo c'è il Megalith Crush, che è un attacco fortissimo. Nonostante il debuff mi ha tolto praticamente 5k su Cloud, una cosa incredibile. E qua invece adesso veniamo picchiettati per un paio di secondi su Sephiroth, che fortunatamente debuffando riesce a resistere. Qui faccio la summon per evitare di subire un altro attacco e quindi farmi shottare un altro personaggio e curare di conseguenza un altro personaggio, cosa che avrei forse risparmiato ma non ho voluto rischiare. Quindi anche i gallinacci ce li siamo tolti dalle scatole. E qui ovviamente vado a guardare un pochettino la situazione e vado per il Fire Potencies, sapendo che comunque il mio boss finale è debole al fuoco. Vado ovviamente con il Fire Potencies. Qui abbiamo le ultime casse, dove appunto addirittura abbiamo un Mega Elisir che comunque non consiglio di utilizzare se non per diciamo un'occasione importante, perché leva veramente tanto score, quindi fate attenzione. Qui triplo Sahajin che effettivamente potrebbe dare qualche preoccupazione, in realtà sono dei Sahajin comunque in versione molto molto più debole rispetto al normale, quindi con un paio di fire riusciamo a buttarli giù. Detto ciò, torniamo indietro, facciamo tutta la strada verso il boss finale. Vi faccio vedere anche gli oggetti che praticamente ho utilizzato, che non sono tantissimi. Il boss mi ha cambiato addirittura colore, ho utilizzato solo i supplement per riportare Cloud al massimo e il Fire Cocktail invece per incrementare i danni fuoco, quindi darmi comunque una mano visto che non c'è nessuno di estremamente forte col fuoco, quindi va bene così.
Summon di Barret caricata e utilizzata subito per tentare di shottare i minion, cosa che non sono riuscito a fare. Quindi un pochettino mi sono tra virgolette triggerato, anche se non più di tanto, dato che comunque i Sajin vengono shottati subito dopo. L'Assault Scorpion in realtà non è fortissimo, è un po' fastidioso, e su questo purtroppo devo ammettere che anche la mia intelligenza o deficienza, in questo caso artificiale, mi ha un po' ostacolato, perché col fatto che il nostro avversario si baffasse spesso e volentieri, Sephiroth lo ridebaffava, quindi non mi andava a fare i danni che speravo mi facesse. Infatti alla fine ho preso io il controllo di Sephiroth per riuscire a fare quei danni che ovviamente non riuscivo a fare, quindi ho dovuto prendere, diciamo, in mano la situazione. Vedete, praticamente Sephiroth poi fa danno, anche Cloud riesce a fare comunque dei bei danni, subiamo purtroppo un Tail Laser che mi fa veramente veramente male. Barret riesce comunque ad attaccare in maniera egregia. Qui con il mio con lo scorpione debuffato, vedete, Sephiroth continua a debuffare senza motivo, quindi ho dovuto switchare e ho dovuto far fare a Sephiroth gli attacchi manuali, perché qui la deficienza artificiale si è buggata, si è completamente incasinata e mi stava facendo perdere un sacco di danno. Cloud era morto, perché comunque Cloud è morto, però alla fine siamo riusciti a buttarlo giù lo stesso. Fate attenzione se utilizzate lo stesso setup, perché potreste incappare nello stesso problema. Quindi il consiglio che vi do è magari utilizzare Sephiroth manualmente verso la fase finale per fare danni e riuscire a gestire la situazione. Anche qui dungeon completato, uno score leggermente più basso rispetto all'altro dungeon, che però mi consente comunque di ottenere il rank S+. Rank S+, che vi ricordo si raggiunge con almeno 720.000 come score. Qui abbiamo praticamente 100.000 punti in più, quindi regolatevi bene o male su come utilizzare gli oggetti. Potreste anche risparmiare qualche tenda per utilizzare il Mega Elisir, ma sinceramente parlando, così si riesce a gestire la situazione molto molto tranquillamente. Detto ciò, non c'è altro che io vi debba dire. Spero che il video possa esservi stato utile e noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima. Bye bye!